La legislatura di fatto è cominciata da circa 2 mesi e dopo 2 mesi noi non abbiamo ancora l'ufficio. Ah, non solo tu. E la mia collega. Cioè? L'ufficio è ancora occupato dall'onorevole che lo occupava nella legislatura precedente, l'onorevole Gianmanco del PDL. Onorevole Gianmanco del PDL. A cui è stato chiesto gentilmente di più di una volta, sollecitato tramite il nostro capogruppo e anche personalmente in aula, di togliere il materiale che è ancora nell'ufficio in modo che i commessi potessero prepararci l'ufficio per noi. In realtà non è, ancora siamo qui a chiedere che venga liberato. Quindi. Perciò l'onorevole Gianmanco l'avete contattata? Sì, l'abbiamo contattata personalmente in aula all'ultima votazione che c'è stata, anche perché dicono che manca da parecchio dagli uffici qui. E ci ha detto che l'avrebbe liberato al più presto, ma ad oggi ancora non abbiamo niente. Tra l'altro l'onorevole Gianmarco ha un altro ufficio attualmente al piano inferiore, credo, quindi basterebbe anche poco, un atto di gentilezza, insomma, di correttezza, togliere il materiale. Dunque voi non state lavorando nel vostro ufficio perché un onorevole del PDL in questo caso non si presenta qui a Palazzo Marini da mesi, perciò l'ufficio lo occupa con le sue cose. Sì. E il regolamento in questi casi cosa prevede? Il regolamento prevede che il capogruppo faccia richiesta poi anche al questore, il collegio di questori dovrebbe dire di liberare la camera, ma passa del tempo fino a quando i questori danno la liberatoria. Sì. E quindi fino ad oggi cosa avete fatto voi? Come fate fino a lavorare? Ad oggi lavoriamo in maniera clandestina, appoggiandoci un po' di qui e un po' di là, non abbiamo una connessione neanche ad internet fissa, non avendo i nostri computer. La cosa che fa rabbia è che dicono che da 1 mese e mezzo il Movimento 5 Stelle non permette al Parlamento di lavorare, quando invece sono gli altri partiti che non ci fanno lavorare e quindi tengono in stallo il paese. Ecco, ma a te danno fastidio i colleghi qua, si appoggiano qui al tuo ufficio? No, anzi, a me fa piacere avere un po' di compagnia, quindi per carità non ci sono problemi, possiamo ospitarli qua fin quando hanno bisogno, quindi non ci sono assolutamente problemi. Solo che ovviamente pure noi abbiamo dovuto aspettare un bel po' di tempo per avere gli uffici, ora finalmente possiamo dire di avere una scrivania e possiamo cominciare a lavorare qua, almeno per noi. Loro invece saranno, diciamo, in attesa di ricevere il loro ufficio. Vuole rivolgere un appello all'onorevole Gianmanco, magari tra donne magari vi capite. Chiedo all'onorevole Gianmanco di fare almeno un pax, come hanno detto i commessi, e loro hanno così l'autorizzazione a togliere il materiale. Quindi basterebbe veramente 1 minuto del suo tempo prezioso, preziosissimo. Vuoi unirti anche tu all'appello, visto che sei ufficialmente senza casa qui? Beh, onorevole Gianmanco, le chiediamo cortesemente di liberare quanto prima l'ufficio, perché abbiamo bisogno di lavorare, c'è tanto da fare. E quindi noi siamo qui, l'aspettiamo con ansia. Entrambi i telefoni cellulari della deputata, come potete sentire, rispondono occupato. Al momento della pubblicazione del video, adesso siamo di primo mattino di martedì 14 maggio. I deputati Labbate e Gagnarli mi hanno appena contattato per dirmi che hanno incontrato il capogruppo del PDL Brunetta, che si è detto pronto a impegnarsi affinché l'ufficio venga liberato. Non abbiamo ancora capito se chiameranno la deputata o se qualcun altro si impegnerà a farlo, però insomma formalmente Brunetta l'impegno lo ha preso. Vedremo.